Fratelli, all'inizio di quest'anno la parola di oggi, che ci presenta la figura del Battista così importante per tutti noi, il Signore attraverso questo Vangelo ci sottopone a uno scrutinio, ci sottopone, come dire, alla macchina della verità. Siamo lì seduti con quello strumento, no, che si usa, e ci dice: tu chi sei? Guardate che questa è una domanda importantissima. Tu chi sei? Per vivere bene quest'anno, per vivere bene tutto, per vivere bene il matrimonio, per vivere bene il ministero sacerdotale, per vivere ogni evento che la storia ci mette davanti, saper rispondere a questa domanda è importantissimo. Diceva Giovanni nella sua prima lettera: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù di Nazaret, Gesù nato da Maria e da Giuseppe, è il Cristo? Allora, un bugiardo è uno che mente, uno che vive nella menzogna, nella falsità, che vive in una alienazione, uno che vive fuori dalla realtà, è un bugiardo, la sua vita è bugiarda, perché non afferma, non crede, non testimonia, non annuncia che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, il Figlio di Dio. Ed è ancora più duro Giovanni, perché dice che questo è l'anticristo, cioè quello che va contro Cristo, quello che combatte Cristo, quello che non vuole che Cristo giunga alle persone, che salvi le persone. Tu sei il Cristo? Tu sei il Messia? Cioè, ma che c'entra? Io certo che non lo sono. Io vi sono un prete, io sono una madre di famiglia, io sono un pensionato. Ah sì? Il Cristo, il Messia, vuol dire Salvatore, l'inviato di Dio. Quante volte nella nostra famiglia noi pensiamo di essere il Messia? Nella politica tutti. Noi faremo questo, noi salveremo la nazione, noi salveremo i pensionati. Alcuni poi addirittura arrivano, noi daremo la felicità. Alcuni politici, filosofi, ideologi, tutte le ideologie. Però senza restare lì sopra per aria, noi, in fila, alla posta. Quante volte siamo di essere il Messia? Sapete, qui no, si dovrebbe fare così, è meglio fare così, è meglio dire questo. Al mercato, quando chiama tua figlia al telefono e dice: mamma, mio marito, allora cominci a fare il Messia, a fare il Cristo, oppure tanti altri aspetti, tante cose che noi facciamo per essere amati, per essere venerati, per essere importanti per gli altri. No, non faccio niente. Va bene, non fai niente, d'accordo. Ma se gli altri non ti venerano, se gli altri si dimenticano di te, se gli altri non ti consultano, è una tentazione enorme per un prete, per esempio. Chi è un prete secondo la volontà di Dio? Quello che dice, ripete, lo crede evidentemente, e lo ripete, lo vive. È quello che ha detto Giovanni Battista. Io non sono, sta in mezzo a voi. Voi non lo conoscete, io sto qua solamente per indicartelo. Dice, io non posso neanche sciogliere i legacci dei sandali. Questo mi sembra una cosa solo di umiltà, che è evidentemente, ma ha un significato molto profondo, perché secondo la legge del Levirato, in Israele, chi aveva diritto sulla sposa gettava il sandalo. Qui è una legge un po' complicata, chi rimane vedova, allora il primo parente la doveva avere, se non la voleva gettava il sandalo e allora un altro aveva diritto sulla sposa. Per dire che Giovanni Battista sapeva perfettamente che non aveva nessun diritto su Israele, sulla sposa di Cristo. A un prete non c'ha nessun diritto sulla sposa di Cristo che è la parrocchia. Non è lui il salvatore della parrocchia, consigli pastorali, iniziative, sì, tutte cose buone, sapendo che possono iniziare e finire in un secondo. Perché chi porta avanti le cose del Signore? Il ministero più importante e fondamentale di un prete è dire: attenzione alla menzogna, il Salvatore è Gesù Cristo, è in mezzo a te, e viene a battezzarti con Spirito Santo e fuoco, io ti battezzo con acqua, cioè io quello che posso fare è preparare il cammino a Cristo. Così una madre con il figlio o con la figlia non può fare altro che preparare il cammino a Cristo. Se si sostituisce a Cristo, se là dà soluzioni, perché lei sa tutto, un padre, non lo so, io chiunque, fa un macello. Io vedo sempre di più, presentando tante coppie, che i genitori impeccabili, almeno apparentemente, perché poi se scrosti vedi che non ce ne sono, però sono un macello, perché i figli soffrono tantissimo, perché vogliono emularli, perché entrano in competizione, in un conflitto tremendo. Una madre con grande personalità, sempre acchittata, molto, là, anche a 40-50 anni, là si riesce a mettere la 44, tutto così, con vanità dico, non è che una se è magra, non è che il poveraccio deve ingrassare. Quella figlia soffre dei complessi terribili, perché vuole essere come una madre. Invece tante volte dei genitori scassati, come siamo tutti, cioè che sono liberi, che non nascondono quello che sono, che sanno chiedere perdono ai loro figli, per esempio, per uno scatto di ira, per una... E che un genitore, di fronte al figlio, può dire, a una domanda, a un dubbio di un figlio, sa dire, sai che ti dico? È che non lo so. Andiamo a pregare.
apriamo la scrittura, aspettiamo un giorno, due giorni, un mese, vediamo Dio come ci rivela, facciamo il rosario, no subito, anche un prete tante volte, subito, no è questo, tac, tac, ma anche se fosse, perché c'è la grazia dello Stato, no? Dei genitori, un prete, però forse è meglio aspettare, forse è meglio lasciare che sia Dio che dica le cose alle persone, tu puoi aiutarli ad aprire l'orecchio, quello che ha fatto Giovanni Battista, tu puoi aiutare tuo figlio e tua figlia a mettere le orecchie puntate su Cristo, sulla sua parola. Perché tante volte, questa è anche la mia esperienza, dai delle catechesi bellissime, delle persone, ma non sono preparate. Ti dicono sì, 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 è sempre così, no? Con la testa così, ma poi non cambia di una virgola la loro vita. Perché dentro non sono preparati, non possono accogliere lo Spirito Santo. L'umiltà. Perché l'anticristo, che può entrare in un prete, può entrare in un padre, in una madre, in un nonno, in un marito verso la moglie verso il marito, si nasconde molto bene, molto astuto, e si veste sempre di angelo di luce. Ma nel fondo nega sempre che Gesù è il Messia. Che vuol dire che negare a Gesù il Messia? Negare il Natale, cioè negare che Dio si possa fare carne debole, con mal di testa, cioè che Dio è stato carne, che è entrato nella mia vita, che non è una lampada di Aladino che cambia le cose così che io struscio e così mi dà i soldi, mi dà il lavoro, mi dà la salute, mi dà quello, mi dà quell'altro, no? Ma soprattutto l'anticristo è quello che nega la croce. Infatti tutti gli esorcismi si fanno con la croce. E come i filistei non possono vedere la luce, l'anticristo non può vedere la croce. Che cosa parla in me? Che cosa parla in te? È facilissimo sapere chi parla in me quando parlo con mio figlio. Se io nego la croce, se io faccio alleanza, per esempio, con rancore, con il risentimento di mia figlia verso suo marito, che sarà pure un testone, ma se io faccio alleanza con lei, nego la croce che si presenta alla mia figlia con suo marito, con quel carattere o con il figlio, parla in me l'anticristo, nega Cristo. Ma io cosa devo dire a mia figlia? Guarda, io non posso fare nulla. Ma Gesù Cristo sì. Gesù Cristo ha il potere, ha vinto la morte. Puoi perdonare a tuo marito. Ma no! Ma sì, se non puoi perdonarlo, inginocchia davanti al Signore, chiediglielo, piangi davanti a Lui, che significa battezzare nell'acqua, no? Cioè nelle lacrime, nel riconoscere che noi non siamo nulla. Che macello quando un prete arriva, sai, un prete fighissimo, che parla bene, che è bravo, che ha iniziative, eccetera, alle volte non succede nelle parrocchie, la chiesa si riempie, la gente dice, ah, è bravo, è bravo, poi lo cambiano, la chiesa si svuota. Per un prete che lascia una chiesa vuota perché se ne va, ha fallito. Per quanto dica cose stupende, perché non ha attaccato la gente a Cristo. Così un padre che attacca i figli, la moglie a sé, un fidanzato che attacca la fidanzata a sé, ha fallito. Il fidanzato dice, ma questo è folle, no, questa è la verità. E io che ti posso dire? Vabbè, ti piacerò, ti piaccio, sì, gli occhi ti piacciono, queste cose sì, ma io non posso farti felice come tu vuoi. Adesso che sono fidanzato, sì, ti porto la rosa, ti porto a mangiare, ma guarda, io tra 15 anni sarò un'estensione del divano, sarò col telecomando, starò lì. Adesso col pieno di iniziativa, ma vedrai, attaccati a Cristo, attacchiamoci a Cristo. Un fidanzato che vuole bene alla fidanzata, che vuole il bene della fidanzata, la porta a Cristo. Distoglie l'attenzione da sé, non c'è più gelosia, no? Un marito che porta la moglie a Cristo, la moglie che porta a Cristo in tutto quello che fa, distrugge la gelosia. Come posso essere geloso di Cristo? Allora, questa è la parola di oggi, meravigliosa. Giovanni Battista che ci introduce in quest'anno con questo segreto, che è l'umiltà. Possiamo dire non sono il Cristo soltanto se abbiamo sperimentato veramente di non esserlo. Se lo Spirito Santo ci illumina, dice, ma guarda, ma chi ti credi di essere? I peccati davanti. E questo dice nella Sapienza, Signore Gesù abbi pietà di me che sono un peccatore. Questa è la preghiera del pellegrino russo, la preghiera della Chiesa. Io chi sono? Chi sono io? San Basilio diceva, qual è il cristiano che vale? Quello che riconosce che Gesù è il Messia e lascia fare a Lui e si affida sempre a Lui e vive sempre in Lui. Che il Signore ci conceda quest'anno questa sapienza del cuore che porta alla pace, sofferenze sì, ansie forse sì, ma sapendo che Lui lo porta avanti molto meglio di noi. Perché lui è Dio e noi no.